Il prossimo incontro. Vi siete mai chiesti perché una percentuale così piccola di persone che fa una dieta ipocalorica mantiene il peso raggiunto nel tempo? Il problema con le diete ipocaloriche, lo dice il nome stesso, ipocaloriche, sono diete che riducono soltanto un parametro nella nostra alimentazione, che è quello delle calorie. Il parametro delle calorie è importante, ma è molto parziale lavorare solo su quello. La persona si trova molto spesso semplicemente a dimezzare una serie di errori. Prima facevo errori al 100%, faccio errori alimentari al 50%, ma sempre di errori si tratta. Le diete ipocaloriche classiche molto spesso sono piene di cibi che non sono sani, a partire dal prosciutto, a partire dai formaggi, a partire dagli yogurt, a partire da tanti cibi che magari assunti in quantità minori ti permettono di ridurre l'introito calorico, ma comunque presentano sicuramente un lavoro nel nostro organismo che non è ottimale. La nutrigenomica ci insegna invece a correggere il tipo di alimenti, quindi non tanto a pensare 50 calorie in più, 50 calorie in meno, ma che cosa fa quel cibo quando entra nel mio corpo e agisce all'interno delle mie cellule. Venerdì 18 maggio. Mangia che dimagrisci, con il dottor Filippo Ongaro.
Filippo Ongaro, medico anti-aging.